invece pensa a chi in questo momento si ha bisogno, si trova nel bisogno, a chi in questo momento ha bisogno di sangue, ne vogliamo parlare insieme al dottore Carlo Sciacchitano, vicepresidente regionale di Avis. Intanto buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Sì, buongiorno a voi. Un saluto a tutti e grazie dell'invito. L'estate è un periodo particolarmente critico per le donazioni del sangue? L'estate sì, è sempre stato un momento critico per le donazioni di sangue, ma ormai negli ultimi anni, anche perché ormai la gente, anche l'informazione ricordava appunto di questo momento critico e quindi la gente andava meno male a donare, quest'anno ovviamente collegato al liberi tutti del Covid, probabilmente sia i donatori periodici che chi volesse, chi era intenzionato a voler diventare donatore, probabilmente l'ha messo in secondo e in terzo piano, perché ovviamente dopo essere stati per più di un anno sostanzialmente chiusi con poca vita sociale, probabilmente si è spostata l'attenzione ad altro e non alle donazioni di sangue, quindi quest'anno è un po' più critico e uso un po' più, ma in realtà è un po' tanto rispetto agli altri anni, quindi sì, la risposta è sì, quest'anno siamo in un momento critico, cioè, sì. Le pressioni ci sono state e ricordo a tutti che ovviamente, come avete fatto voi, che chi ha bisogno non va in ferie. Si tratta comunque di un problema che si aggrava in estate, dato che la Sicilia comunque non è autosufficiente nella donazione del sangue. Sì, la Sicilia, ecco, un dato positivo, diciamo che, come ho detto prima, negli ultimi 2-3 anni aveva raggiunto la quasi autosufficienza. Non ci voleva il Covid, mettiamolo così, per quest'estate, perché c'è il rischio, ecco, che non riusciamo a ripetere i numeri degli ultimi anni, quindi l'aiuto vostro e l'appello ai donatori periodici e ai nuovi donatori è quello di ricordarsi che, ecco, in questo periodo dove si comprende bene che si ha desiderio di divertirsi un po', ritornare a una quotidianità diciamo normale, ecco, c'è bisogno anche di ricordarsi delle donazioni di sangue, anche perché do un dato, in Sicilia abbiamo circa 2700 talassemici a cui è richiesto in un anno circa poco più di 45.000 sacche di sangue, e questi necessitano di sangue fresco, sangue che è da tempo nei frigo dei centri trasfusionali, quindi ecco, è necessario che la gente vada a donare in questo periodo. Dottore Sciacchitano, mi scusi, sì. Una curiosità, c'è incompatibilità tra l'effettuazione del vaccino e la donazione del sangue? Ottima domanda, assolutamente no, ma neanche tra chi ha avuto il Covid e la donazione di sangue. Quindi si può andare a donare serenamente, tranquillamente, dopo la donazione, dopo la vaccinazione anti-Covid, già dopo 48 ore si può andare a donare. Le 48 ore sono più legate per evitare effetti collaterali delle volte dovute al vaccino, che ripeto, anche quello è un ottimo farmaco che tutela tutti, e quindi no, non c'è nessuna controindicazione alla donazione, anzi. Magari qualcuno invece si potrà spaventare dato le temperature particolarmente calde estive, anche in questo caso comunque è possibile donare ugualmente? Sì, l'importante è idratarsi, l'importante prima ma soprattutto dopo la donazione, e noi lo ricordiamo sempre nelle nostre sedi, grazie ai nostri volontari a cui poi successivamente vorrei fare un plauso, ai donatori di idratarsi, ma come è giusto che sia, a prescindere, in questo periodo, quindi non c'è nulla di trascendentale anche in questo periodo dove ci sono temperature atipiche, ecco, per quando sia estate, quindi anche in questo no. Dottore Sciacchitano, no. Possiamo ricordare quali sono le condizioni per poter donare sangue? Sì, le condizioni sono ovviamente la maggiore età, è un peso superiore ai 50 kg, poi per il resto la cosiddetta terminologia di buona salute, ma in realtà il concetto di buona salute è bene che lo determini il collega che è deputato nelle varie sedi del comunale Avis,
alla visita medica, quindi poi sarà lui a definire se si è in buona salute per poter donare. Ricordiamo che per chi si volesse avvicinare a questo bellissimo gesto, verranno effettuati poi degli esami ematochimici per verificare se si è nelle condizioni appunto tali di poter essere e diventare un donatore. Quindi c'è massima tutela per chi è già donatore e per chi lo vuole diventare, e questo perché noi ci teniamo ai nostri donatori e anche perché un donatore sano, ecco, permette a almeno 3 vite, perché una cosa che ricordo a tutti è che in una sacca di sangue poi viene divisa in 3 parti dei emocomponenti, possono salvare quindi o rendere la qualità della vita migliore a 3 persone diverse. Dato che siamo in pieno agosto, l'Avis va in ferie oppure è possibile continuare a donare anche in questi giorni agostani? Grazie anche per questa domanda, perché mi permette di dire un'altra cosa. La risposta è no. Le sedi comunali Avis rimangono sempre aperte. Invito in ogni caso, collegandosi anche a un unico sito della provincia, che è www.avisprovincialect.it, chiunque voglia diventare donatore lì può vedere non solo quali sono le sedi, ma anche i recapiti e anche le giornate di donazione. E mi permetto anche di dire che non solo l'Avis non va in ferie, ma non si è fermato neanche nel periodo pandemico. E questo è un plauso, ed è quello che dicevo prima, a tutti i volontari che non si sono assolutamente tirati indietro e che forse qualcuno si è dimenticato anche di ringraziare, perché grazie al lavoro dell'Avis, e mi permetto di dire, per quanto, ecco, io appartengo a questa grande, che è la più grande d'Italia, associazione, ma ci sono anche altre associazioni di donatori di sangue, ecco, la macchina non si è fermata mai, anche perché ricordo, do un dato, che circa il 70-80% del sangue raccolto in Sicilia avviene grazie all'associazione donatori di sangue. L'Avis ovviamente oltre il 50%. E allora tra i ringraziamenti, dottor Sciacchitano, potremmo dire grazie a voi che comunque ci siete sempre, la macchina non si è fermata soprattutto nel periodo pandemico. E poi soltanto per chiusare, forse dobbiamo, è vero, pensare alla donazione, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Possiamo concludere, sì, così questo intervento, perfetto. Che ne pensa? Io non posso che pensarne bene, grazie, lo trasferisco ovviamente a tutti i volontari e fa bene sentirselo dire come una pacca sulla spalla, fa sempre bene, quindi vi ringrazio non solo dell'attenzione che avete mostrato a questo tema, per quest'ultimo vostro intervento che farà bene sicuramente a tutti i volontari e chiaramente anche ai donatori, perché il volontariato in Avis esiste perché affinché ci siano tanti donatori, e quindi mi auguro che, ecco, incominciano anche a lamentarsi sempre di più. Grazie ancora. Una cosa, i luoghi dove si dona sono luoghi sicuri, i protocolli anti-Covid si sono sempre seguiti da sempre da noi. Grazie ancora al dottore Carlo Sciacchitano, vicepresidente regionale di Avis. Rinnoviamo ancora una volta l'invito a donare sangue anche in estate. Buona giornata. Grazie.